Noi possiamo avere tutte le organizzazioni del mondo, tutta l'istruzione, la cultura, la musica, tutte le strutture. Se non c'è Gesù, il nostro operato, la nostra impresa è condannata al fallimento. Io credo che non ci sia una gioia più grande da un punto di vista cristiano di quella di portare un peccatore ai piedi del Signore e vedere che quel peccatore viene salvato, battezzato nello Spirito Santo e comincia a benedire, a lodare il Signore, a servire il Signore. Io ne ho avuto di queste gioie. Procaccia di averne anche tu. Quando una persona nuova esce dalla chiesa alla fine del culto, che possa dire: che bella musica, come suonano bene, il predicatore, che eloquenza, oppure come cantano, come sono ben organizzati. Non ci interessa. Noi vogliamo che il paralitico esca camminando. Noi vogliamo che il peccatore esca perdonato. Il culto adesso, in questi ultimi decenni, il culto, la chiesa, è bello. E anche qui, ma guarda quanto è bello. È tutto bello. Voi avete fatto questa sala bellissima, la musica è bellissima, è bello. Che sia solo questo non guarisce il paralitico. Ci vuole Gesù. Che il culto sia sempre più bello, che la coreografia sia sempre più affascinante, attraente, che le cose umane, l'organizzazione, che tutta la parata possa essere incantevole, ha poca importanza. Noi vogliamo che il bisognoso venga guarito, venga il peccatore, venga salvato, e questo avviene quando in mezzo a noi c'è Gesù.